Comandante, l'impegno dei vigili del fuoco in questo periodo è stato immenso. Può darci qualche numero a partire dalle alluvioni e poi dal sisma? Allora, guardate, dal 15 settembre, prima con l'alluvione, noi abbiamo effettuato oltre 1.400 interventi, con il sisma abbiamo effettuato oltre 2.600 verifiche statiche, attualmente abbiamo anche un funzionario e un personale specializzato, inviato ad Ischia a seguito dell'emergenza di Ischia, quindi diciamo che siamo stati impegnati e siamo ancora impegnati, in questo tipo di emergenze che veramente, ci hanno visto coinvolti nel secondo semestre in maniera totale. Voi avete avuto anche, subito dopo l'alluvione, colleghi venuti da altre regioni e quindi un ringraziamento immagino lo vorrà fare anche Beh, diciamo che noi siamo corpo nazionale, per cui questo ci consente di supplire alle situazioni emergenziali di qualche territorio accorrendo nel momento del bisogno. Quindi in queste emergenze ovviamente noi abbiamo avuto anche personale che è arrivato da Reggio Calabria, dal Friuli, dalla Lombardia, dal Piemonte. Chiaramente ringrazio tutti, ma ringrazio in particolar modo il personale del comando di Ancona che veramente è stato sotto pressione per 5 mesi in una maniera incredibile. Grazie.